oggi Elena Casiraghi, Roberta Miraca, torna Alice Mangione. Benvenuti a Storie di Runner 451, sesta puntata, rimanete lì fino alla fine. Ciao Marco, come stai? Ciao Simone, tutto bene? Ben trovati a tutti quanti. Oggi veramente ospiti fantastici. Buona festa del papà Marco, a te e a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Grazie Simone, altrettanto, a tutti quanti. Grazie mille, oggi c'è stata la Maratona di Roma, ci sono state un sacco di gare, però Marco, io andrei subito dalla prima ospite, perché è veramente un onore avere con noi Elena Casiraghi, che oggi l'avrete sicuramente ascoltata alle 12 su Radio DJ con DJ Training Center, ma poi avete modo di seguirla sui suoi social, su tutti gli articoli che scrive, e sarà presente sia oggi che domenica prossima, perché Marco ci ha raccontato un po' come è diventata Elena Casiraghi, il suo passato da sportiva, ma anche il presente da sportiva, e poi abbiamo parlato ovviamente di tutti i consigli che dà a chi corre e chi fa sport di endurance. Sì, sì, veramente, veramente una bella chiacchierata, insomma, una professionista che staresti ore da sentire i suoi consigli e anche la sua storia. Allora Marco, ascoltiamo Elena. Elena, che piacere averti qui con noi a Storie di Runner 451 Show. Ciao Elena. Ciao. Ciao Simone, ciao a tutti e grazie a voi per l'invito soprattutto. No, grazie, grazie a te. Elena, i nostri ascoltatori ti seguono e ti conoscono tantissimo, e soprattutto per il tuo ruolo di divulgatrice scientifica, passami il termine, a me piace dire sei un po' l'Alberto Angela degli sport di endurance, se posso permettermi, e più carina di Alberto Angela, almeno per noi, visto che lui riscuote un grandissimo successo. Però magari non tutti conoscono il tuo passato e come sei arrivata ad avere questo ruolo autorevole per chi fa lo sport amatoriale, ma e non, perché poi anche tanti professionisti ti seguono, e quindi ci farebbe piacere che ci raccontassi un po' la tua storia, come sei partita, facevi canottaggio, magari ci racconti due cose, e poi come sei arrivata a parlarci di sport, di nutrizione tutti i giorni per radio, sui social, sui siti, interviste. Insomma, non ne potete più sostanzialmente. No, è una bella sofferenza. Ma io, guarda, quando mi soffermo a riflettere su un po' il mio percorso, penso sia sempre il percorso che ti porta a qualcosa, cioè non succede nulla per caso nella vita, secondo me. In che senso? Allora, io nasco come nuotatrice, ho iniziato a nuotare perché ero una bambina, non dico sovrappeso guardando le fotografie, però mio papà mi definiva burrosa, quindi ero una bambina bella robusta, ero muscolosa e con le mie forme, e quindi il nuoto va da sé che ti aiuta in questo senso. E a un certo punto sono arrivata alla fine delle scuole medie, che dopo tanti anni di agonismo non potevo diventare una nuotatrice davvero di altissimo livello, una nuotatrice discreta a livello italiano, ma non avrei fatto una grande carriera. E a quel punto che cosa è successo? Io e delle mie compagne di squadra, anche loro nuotatrici, abbiamo deciso di aprire una squadra giovanile di pallanuoto nella società in cui ci allenavamo. Via via siamo arrivati in Serie 2, ho giocato con loro 7 anni in Serie 2, qualcuna di noi poi è andata anche in Serie 1, e col tempo poi anche lì, dopo 7 anni, si vede che è il mio anno di crisi sportiva probabilmente, ho iniziato a fare canottaggio. È stato un po' un amore a prima vista, nel senso che in realtà già mio fratello da tantissimi anni, mio fratello Giuseppe, faceva canottaggio, campione del mondo e altre tante medaglie, tanti titoli. Quindi in realtà ho sempre visto un po' il canottaggio nella mia vita. Dico amore a prima vista perché quando sono salita su una barca ho capito che la mia qualità non era tanto la forza, quanto invece avevo un'ottima sintonia con la barca. E da lì poi ho remato e ovviamente dopo 7 anni ho smesso, è stato un po' il mio anno di crisi. In realtà dico che il canottaggio è stato il mio sport perché mi ha insegnato tante cose. E mi ha insegnato anche come non allenarmi, ne parlavamo fuori onda tra di noi. E nel frattempo io studiavo anche col professor Acelli, che molti di voi sicuramente all'ascolto conoscono, è stato un po' il pioniere della preparazione atletica. La base. Il nostro primo maestro. Esatto, il mio soprattutto, cioè il mio tantissimo.
E quindi tutto quello che studiavo, io ormai facevo, ero alla fine della specialistica in scienze motorie, ho fatto un dottorato di ricerca con lui, e tutto quello che studiavo lo provavo su di me. Spesso racconto nei momenti magari di formazione, il mio limite era quello di mettere forza. Quindi cosa accadeva? Facevo pesi, ovviamente nel programma di allenamento, pesi con metodo per avere quell'obiettivo, e poi succedeva che quando iniziavo le competizioni perdevo tantissimo peso. E quindi avevo capito, studiando con lui, che mi mancava sia l'apporto di fabbisogno corretto di proteine durante la giornata, ma soprattutto assumere nel momento opportuno subito dopo allenamento. Quindi racconto sempre questa gag che i primi studi erano sul latte e cacao, il vero recovery meal, e allora mi ero riempita l'armadietto in spogliatoio di latte a lunga conservazione e di Nesquik, senza fare marche, per intenderci, quindi sì, latte e cacao. Quindi cosa facevo? Sì, lo aggiungevo nella borraccia, uno shake, e subito in spogliatoio ancora prima della doccia, e lo bevevo. Bisognava bere 600 ml di latte, quindi vi lascio capire, comunque non era proprio una cosa piacevolissima, anche se dopo l'allenamento avevi sete, avevi fame. E vabbè, da lì in poi niente, ho capito l'importanza delle proteine in polvere e via dicendo. Però la mia storia è sempre stata una storia abbinata tra sport, cioè esperienza vissuta in prima persona, e studi. Quindi anche il motivo per cui ho iniziato a nuotare, o meglio i miei genitori mi hanno messo a nuotare, era che ero sovrappeso. Da lì poi ho iniziato ad alimentarmi in maniera ancora più corretta di quello che già faceva la mia famiglia, e vi dicendo, quindi è sempre stato un percorso con due binari paralleli, quindi due linee parallele che mi hanno portato a fare il lavoro che faccio oggi. Quindi quanto è importante alla fine combinarle tutte per sapere come correggere, dare i consigli giusti? Cioè, lo sportivo fondamentalmente racconta i suoi successi ma anche gli errori, e a chi poi fa il tuo mestiere è ancora più importante, perché sai chi c'hai dall'altra parte. Sì, 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 assolutamente. Viverlo in prima persona è importantissimo, è per quello che io mi divertivo anche quando facevo i miei 3 anni di dottorato di ricerca a testare tutto su di me, nel bene e nel male, perché qualche esperimento ovviamente non veniva benissimo. E quindi penso che sia importante sapere di cosa parli, cioè non solo lo studio più aggiornato, come succede spesso, essere padroni della letteratura scientifica, delle voci bibliografiche, ma averlo provato su di te, perché altrimenti non riesci a capire che cosa è veramente realizzabile e cosa non lo è. Quindi secondo me questa è una grande differenza. Tu stai dicendo una cosa secondo me fondamentale, perché viviamo in un mondo in cui c'è una dicotomia tra esperienza e studi, cioè spesso si mettono in contrapposizione università della strada famosa e università, come se dovessero andare in maniera antitetica. Invece sono due cose che si devono assolutamente incrociare. È impossibile fare qualcosa se non si ha esperienza della cosa, ma l'esperienza da sola non ti spiega il perché delle cose. Quindi ottimo, perché purtroppo è uno dei mali, a mio parere, del nostro tempo, della comunicazione, dello sport, e non solo, poi dopo sì. Ovviamente guarda, un altro mio grandissimo maestro, che è il professor Latorre, Antonio Latorre, che adesso è direttore tecnico ovviamente della grandissima nazionale di atletica leggera, è stato mio docente sempre a scienze motorie, e lui ci diceva, lo scienziato motorio, senza nulla togliere tutti gli altri, ma scienziato motorio nel senso colui che fa lo sport, quindi studia lo sport, la scienza dello sport, ha una marcia in più, perché non è il fisiologo che sta col suo camice in laboratorio e quindi studia la fisiologia dello sport o dell'esercizio, ma è il fisiologo che scende sul campo, cioè scende in pista, quindi col suo camice va a vedere veramente cosa accade in pista, ma per dire uno spazio può essere in piscina piuttosto che alla Roma Ostia di qualche domenica fa. Quindi è colui che studia, ma al tempo stesso sa mettere in pratica e sa cogliere soprattutto il feedback, perché un grosso anche problema dei giorni nostri è quello di raccogliere il feedback, quindi di riuscire anche poi a metabolizzarlo e capire che cosa l'esperienza ci sta dando e ci sta insegnando. E beh, devo dire che poi un audience così grande come il DJ Training Center ne ascolti di qualsiasi informazione, richieste, anche per capire che dall'altra parte c'è purtroppo un'educazione allo sport e all'alimentazione, alla cura di tutto quello che è il bagaglio culturale sportivo, che è migliorato, ma negli ultimi periodi siamo migliorati da questo punto di vista, no? Siamo più educati allo sport, o no?
Sì, forse anche perché, come dicevamo prima, abbiamo fatto esperienza su di noi, cioè arriviamo da tanti anni di... c'è stato un po' il boom delle maratone, lo sapete meglio di me, e quindi tante maratone in un anno, e via via purtroppo la gente ha iniziato magari a farsi male o anche a annoiarsi di correre contro un tempo, correre se stessi, essere sempre in gara. Siamo già purtroppo in gara nella vita quotidiana perché dobbiamo lavorare, siamo in gara contro il tempo sotto tanti aspetti. E poi la gente ha iniziato magari a camminare oppure fare più viaggi camminando, di corsa, di esperienza, le piccole tappe, e quindi è cambiato secondo me anche l'approccio allo sport, è più un viverlo in maniera positiva, costruttiva, anziché in maniera ansiosa, anche se c'è sempre un po' una coda di questo trend purtroppo. Sì Elena, questa coda c'è, ti posso dire che dal mio osservatorio di allenatori di running amatoriale la competizione c'è molto, è vissuta anche con tanta ansia. E a proposito di competizione, uno dei tuoi libri che hai scritto, credo poi confermano, durante il lockdown, l'alimentazione non è competizione, secondo me apre gli occhi su un altro aspetto legato a tutto quello che stiamo dicendo adesso, comunque un aspetto importante, sul fatto che anche la corretta nutrizione e alimentazione è vissuta con troppa ansia. E a me capita a volte, io collaboro con un amico nutrizionista e poi consiglio a tanti runner di farsi seguire, perché l'alimentazione è un pilastro fondamentale per l'allenamento, hanno paura di farlo perché vivono la parola nutrizione corretta, dieta, come se fosse sinonimo di restrizioni, sacrifici e un'ulteriore competizione. Invece tu ci hai spiegato che non è così. No, esatto. Io racconto sempre che l'allenamento e la nutrizione sono due facce, ne vedo tante lì dietro, di una stessa medaglia, che è quella del benessere. Quindi come ci dobbiamo necessariamente allenare con metodo, sia per mantenere la nostra salute o comunque migliorarla e raggiungere anche un obiettivo sportivo, al tempo stesso ci dobbiamo alimentare con altrettanto metodo. Ma deve essere qualcosa di sostenibile quotidianamente, quindi la dieta che appendiamo al frigorifero è sostenibile per una settimana probabilmente, quindi l'invito di rivolgersi a un nutrizionista è proprio per avere un'educazione alimentare, quindi avere queste linee guida, neanche regole, perché l'idea di regole ci porta a un abito un po' stretto, quindi delle linee guida che ci possano essere utili ogni giorno, in ogni pasto, e essere flessibili per tutta la famiglia, perché spesso in radio riceviamo domande, o ne ricevo anch'io, ok, mi sono messo a correre, ho iniziato questa alimentazione, però devo cucinare per tutta la famiglia, come faccio? Quindi l'alimentazione deve essere sostenibile, ecco, anche per la famiglia, quindi nella stessa pentola di pasta devo sapere appunto più o meno vagamente quanti grammi e poi di conseguenza come suddividerla, lo stesso per la verdura e via dicendo, quindi parlo più di alimentazione che ha un metodo, quindi un'educazione alimentare, non una tabella. Dobbiamo imparare a mangiare. Elena, noi abbiamo ancora tante domande. Torneresti la prossima puntata, che finiamo l'elenco infinito di cose da chiederti? Certo, con piacere. Grazie Elena. Ti aspettiamo qui domenica prossima, tornate qui tutti a sentire Elena. Grazie Elena. Grazie. Ciao. Ciao, ciao. Simone, è veramente un piacere sentire parlare una professionista come lei, e voglio capire bene poi come mettere in pratica tutto questo, ce lo dirà anche la prossima settimana. Ma questa è stata una domenica veramente impegnativa per molti papà, in tante gare, a partire dalla Maratona di Roma, la Stramilano, e sono gare insomma che hanno portato molti chilometri sulle gambe. Ma dimmi una cosa, come si fa domani? Si corre? Non si corre? C'è il recupero? C'è lo scarico? Te lo dico adesso con Run Like R451. Che cosa fare il giorno dopo la gara? È importante sapere che anche la fase successiva alla gara è strategica nella vita di un runner e di un atleta. Sebbene nella testa di molti di voi e di noi starà risuonando un coro che dice: ma come, dopo essermi allenato settimane, per essermi spremuto in gara, devo ancora pensare a fare qualcosa? Sì, sarebbe meglio mettere alcune pratiche che facilitino il riposo e soprattutto il recupero. Ricordiamoci che il recupero è parte integrante dell'allenamento e della crescita, quindi gestirlo al meglio ha prima di tutto un risvolto di benessere e secondo anche legato alla performance e alla vita da runner. È strategico intanto sapere che nelle ore successive alla gara è importante recuperare con un ottimo pasto, ovviamente
carboidrati per recuperare le scorte di glicogeno, ma anche una parte di proteine e dei famosi grassi buoni, omega 3. Questo pasto dovrà essere altamente digeribile perché il nostro fisico ha avuto un forte stress appunto dalla prestazione e quindi non dobbiamo affaticare l'intestino. Poi è chiaro che se vi volete concedere una lasagna, chi sono io per dirvi di no? Molto importante poi cercare di riposare al meglio nella notte successiva, ma questo vale non solo il giorno dopo la gara, vale sempre. E poi arriviamo al punto: che cosa fare il giorno successivo? Quanto la tendenza potrebbe essere sto bello bello seduto sul divano, sarebbe meglio fare un'attività fisica che acceleri i processi di recupero, acceleri lo smaltimento delle tossine e combatti anche l'insorgere dei DOMS, i dolori a insorgenza ritardata. Questo proprio grazie all'attività fisica. Ovviamente l'attività fisica non deve avere uno stimolo allenante, deve avere uno stimolo di recupero, quindi deve essere rigenerante. Che cosa posso fare? Beh, questo dipenderà anche dalle condizioni con cui ho finito la gara. Se la gara è stata ben preparata e ben condotta, probabilmente avrai solo sensazioni di stanchezza, sì, magari qualche indolenzimento, però starai bene. E questo non ti precluderà il fatto di fare una corsetta rigenerante. Quanto lunga? 20, 25, 30 minuti? Non c'è un timing esatto. La sensazione deve essere che dopo i primi minuti legato, quando senti che la corsa è diventata bella slegata, potresti fermarti lì. Sarebbe bene anche aggiungere magari qualche allungo, sì, soprattutto se non è stata l'ultima gara della tua stagione, magari qualcuno ha una gara la domenica successiva, quindi inserire qualche allungo che ti slega e che richiama anche le fibre più veloci e faccia girare le gambe, ma senza spingere troppo e neanche troppo lungo, potrebbe essere funzionale. Se invece sono un po' più indolenzito e rotto dalla gara, comunque non riposerei, ma posso inserire delle attività con meno contatto a terra. Ad esempio una pedalata piacevole di 30-40 minuti, una nuotata se siete abituati a nuotare, oppure se sono proprio affaticato dalla gara, comunque una bella passeggiata di salute di 30-40-50 minuti potrà essere molto utile. Molti si chiederanno: e lo stretching? Lo stretching è una buona attività, parliamo di stretching statico, ma da fare lontano dalla prestazione, quindi anche questo ad esempio si potrebbe fare il giorno dopo, non in sostituzione delle attività appena dette, ma in aggiunta e non subito attaccate, magari qualche ora dopo. Buon recupero a tutti e anche buona lasagna. Marco, allora domani applicare tutti i consigli post gara, però adesso, perché una promessa, è tornata Alice, vediamo cosa ci dice. Mi piaceva troppo far la rima. Oh, Alice ha mantenuto la promessa, è tornata qui da noi, bentornata. Ciao Alice. Ciao, grazie nuovamente dell'invito. Sempre con la medaglia al collo, non mollarla mai. Esatto, sempre qui. Domenica scorsa parlavamo del fatto della vita dello sportivo, ma vita privata hai tempo di gestirla? Riesci, ai hobby, passioni al di là della corsa ovviamente? Beh sì, se il tempo si trova riesco ad organizzarmi, insomma, quando ho del tempo, a parte che io studio scienze motorie, sto facendo la magistrale all'Università del Foro Italico qui a Roma. E siamo colleghi. Sono al secondo anno, sono un po' indietro con gli esami perché giustamente per la vita che faccio, insomma, vado un po' a rilento, però quando ho tempo studio. E sono sempre nel mio ambito, mi piace veramente moltissimo anche seguire ogni tanto le lezioni quando posso. E poi sono fidanzata, insomma, vivo col mio ragazzo qui a Roma, certo. E ci troviamo ovviamente del tempo anche per noi. Cioè, mi piace passeggiare a volte anche col mio cane, e abbiamo un labrador enorme e quindi a volte quando ho bisogno proprio di rilassarmi, una passeggiata non fa male. Anzi, bene. Senti, Marco, scusami, ma devo fare una domanda tecnica che mi era rimasta da domenica scorsa e ci ho pensato tutta la settimana. Alice, ci raccontavi domenica che avevi fatto batterie semifinali 400 e poi la staffetta ed eri un po' stanca anche perché non hai preparato in maniera specifica gli europei indoor. Ma siccome noi corriamo molti chilometri, ovviamente molto più piano, spiegaci qual è
com'è questa stanchezza che si prova sparando 400 metri? Cioè, perché uno dice, vabbè, io le faccio le ripetute sui 400, so che qualcuno starà pensando così di quelli che ci ascoltano, faccio 15 ripetute sui 400, faccio una gara da 10.000, ma qual è, cos'è che si prova? Raccontaci questa stanchezza tra una sessione, tra una batteria, una semifinale, tra una gara il giorno dopo, che differenza fa? Beh, agli europei poi ho fatto batteria al mattino, semifinale la sera, ero veramente stremata e ovviamente cioè, i turni si reggono facendo parecchi allenamenti e di resistenza, anche perché comunque devi resistere a questo grande sforzo e beh, non è facile veramente. E io di solito quando gareggio cioè agli italiani magari che c'è batteria finale il giorno dopo, di solito vado meglio, cioè in finale, perché in un giorno no, assolutamente non riesco a recuperare. Infatti agli europei si è visto un po' che ok, non ho preparato le indoor, però ero veramente scoppiata alla fine, come si dice, proprio scoppiata. Invece quando gareggio agli italiani o anche, non lo so, ai mondiali, c'è la batteria in un giorno e la finale in un altro giorno, riesco a gestirmi meglio. E, come è successo anche agli europei, però bisogna veramente fare parecchie sedute di resistenza e lavori lattacidi e anche la forza d'inverno, ovviamente quella l'atleta velocista ha proprio bisogno. No, l'allenamento della forza ti garantisco che serve anche sulle lunghe distanze, ormai è provato ed è una cosa che sta tornando anche in tante interviste, anche con maratoneti, che fa la differenza, una cosa che anni fa magari non si trascurava. Ultima domanda tecnica, programmazione da qui ad agosto per essere al top, perché dovrai essere al top ai mondiali di atletica? Beh, adesso giusto un po' di riposo, no, ho fatto un po' di riposo dopo gli europei e riprenderò in questi giorni e quindi inizierò di nuovo a lavorare come un po' la preparazione invernale. Poi ci saranno anche dei raduni con la nazionale a Formia e uno a Roma e insomma la stagione è lunga perché i mondiali appunto saranno ad agosto e quindi bisogna partire con calma, lavorare bene, prenderci questo tempo per cercare di fare più lavori possibili e soprattutto abituarci a più turni, perché col fatto che ci saranno anche le staffette, staffetta mista, gara individuale e poi staffetta femminile, non è facile. No, vabbè, incredibile. A me quando li sento parlare di programmazioni, se poi penso agli europei a Roma, quando arriveranno, insomma, lì sarà veramente, vabbè, non diciamo niente, sarà semplicemente... Ci saremo a vedervi. Per forza. Però io mi piace anche rivedere le cose un po' dal punto di vista del podista, no? E pensare a voi come persone che corrono e magari ogni tanto escono a farsi il giretto con gli amici. Tu esci a farti la sgambata, quella che facciamo noi, le chiacchiere mattutine con gli amici, o sei protetta da quella forma di podismo strascicato che facciamo noi, o lo usi anche per riflettere, per pensare, per, così, per startene un po' per conto tuo? No, beh, anche io cioè, mi prendo i miei tempi, insomma, quando riesco e ho del tempo libero mi piace stare con gli amici e fare una chiacchiera, insomma, fare anche un aperitivo, perché sono umana anch'io, insomma, non esiste solo lo sport, anche a volte un po' di svago fa più che bene, perché ci sono proprio delle giornate, magari no, dove non riesci ad allenarti, perché succede anche a noi assolutamente. E quindi magari ti distrai un attimo, esci con gli amici, vai al cinema, fai un po' qualcosa di normale. Guarda, se ti può consolare, abbiamo intervistato Anna Incerti, che il marito è un appassionato di birre e ha fatto con un socio una birra che si chiama 42195 con Anna scritto, quindi insomma gli ha dedicato una birra, quindi insomma sì, ho visto. E anche lui è un grande maratoneta. Beh, anche io amo parlare... le birre, mi piacciono anche a me, ecco, lo dico. Ecco, meno male. Sentirti parlare sarà anche perché sei andata via lontano da casa presto, eh? Sembra che tu abbia molto più di 26 anni, solo sentirti parlare, vederti sembri più giovane, ci mancherebbe. Grazie. E io ti ringrazio tanto, noi ti ringraziamo tanto per essere stato qui con noi due puntate e a sto punto ti diciamo ci verrai a raccontare a settembre, tornata dalle ferie, rilassata, come comunque vada, come sono stati i mondiali a Budapest, che oltretutto è una città bellissima se non ci sei mai stata. No, perfetto. Allora andrò a visitarla e ci rivedremo a settembre. Grazie per l'invito. Grazie Alice, grazie. Vediamo alla prossima. Grazie, ciao. Ciao Alice, grazie mille. Ciao.
Senti Marco, poi questi appuntamenti così internazionali, ma anche alle gare che facciamo noi, ci sono quelli che in allenamento spaccano il mondo e in gara non rendono, e ci sono quelli che in gara sorprendono nonostante in allenamento sembra che non ne avessero così tanto. Abbiamo chiesto a Cecilia, psicologa sportiva, quali sono i meccanismi alla base di questa medaglia da due facce che capita a molti atleti. Bentornata Cecilia su Storie di Runner 451 Show. Ciao Cecilia. Buongiorno, buongiorno a voi, ciao. Ciao, bentornata. Io seguo tanti runner e sono tutti bravissimi, però a volte capita, non tra i miei, che ci sono runner, questo poi capita in tutti gli sport, che sono molto molto forti in allenamento, ma poi non rendono allo stesso modo in gara. Negli sport di squadra a volte sono proprio quei giocatori considerati anonimi, oppure viceversa, quelli che in allenamento non riescono mai a rendere come dovrebbero, come sembrerebbe che possano rendere, ma invece poi in gara trovano energie straordinarie. Ci spieghi quale, dal punto di vista di una psicologa dello sport, che fondamento ha questo fenomeno? Allora, questo di cui mi chiedi c'entra con cose che abbiamo detto una delle altre volte, cioè la tensione emotiva. Sicuramente un qualche cosa, soprattutto per quanto riguarda l'atleta che rende in allenamento e non rende in maniera equivalente in gara. Questo perché di solito nell'occasione della gara, che ha una dimensione prestativa e di aspettative e di raggiungimento degli obiettivi molto differente rispetto all'allenamento, lo sguardo degli altri, il confronto con gli avversari sono dei fattori che influenzano la prestazione stessa, che in allenamento è più pulita, è solamente un lavoro collegato a se stessi, mentre nella dimensione di gara c'è tutta una parte relazionale che, se anche questa non viene presa in considerazione, gestita e lavorata, rischia di diventare un ostacolo invece che una spinta o un faccio meglio del mio avversario, faccio meglio della gara precedente. Quindi ci sono questi fattori emotivi legati al confronto, quindi a un aspetto più relazionale che individuale. L'opposto, anche questo, ha a che fare con un qualche cosa che c'entra con l'attivazione. Io porto un piccolissimo esempio di un giovane giocatore dell'under 18 di rugby che aveva proprio questo problema. Dicevo, quando gioco con delle squadre più scarse o sono in allenamento sono poco motivato, quando so che ho di fronte degli avversari molto forti oppure un allenamento nuovo e più sfidante do il meglio di me. Quindi questo ha a che fare con la motivazione interna e il mettere alla prova se stessi per poter dimostrare a se stessi determinate cose. Quindi un basso livello di attivazione come è quello degli allenamenti non va a stimolare quella parte. Anche qui, perché lo psicologo dello sport è utile? Perché può aiutare a identificare come funzioniamo e quindi andare a regolare, aggiustare un po' come si fa con le macchine, i livelli, affinché il livello rimanga giusto e non ci siano delle basse prestazioni o delle cadute prestazionali in situazioni in cui invece ci servirebbe, perché magari fare un allenamento sottotono poi a livello di fisiologico e tecnico ovviamente non ci aiuta, perché dovremmo tenere un buon livello anche in allenamento. Perfetto, ah, sì. Cecilia, grazie mille. Credo che le indicazioni che ci hai dato farà ragionare ognuno di noi sulle proprie prestazioni e noi ci vediamo alla prossima puntata. Grazie, assolutamente, Cecilia. Volentieri. Grazie, grazie a voi. Marco, chissà quanti si sono riconosciuti nel racconto che ci ha fatto e nella descrizione che ci ha fatto Cecilia. Per adesso è il momento di un altro super ospite, di un'altra storia che secondo me, come tante di quelle che abbiamo raccontato qui sul nostro show, sono di fortissima ispirazione. Beh, Roberta Mirata è veramente una storia incredibile. Lei è personal trainer, una donna che vive di sport, lo racconta attraverso i suoi canali social, ma più che altro è riuscita a vincere la gara più difficile, una patologia diagnosticata per ben due volte, superata per ben due volte grazie alla scienza, grazie a un'equipe medica che ha superato insieme a lei, alla sua mentalità posso dire vincente, ma vincente nella vita, questi due momenti veramente difficili, e andiamo a sentire dalla sua diretta voce come sta.
Roberta, benvenuta, come stai? Ciao, grazie. Ciao Roberta. Tutto bene, ciao, ciao, ciao. Tutto bene, vabbè, bene, grazie. È un piacere sentirti dire tutto bene, è una cosa molto, molto, molto importante. Allora, Roberta, molti la conosceranno perché è attiva da tantissimi anni sul web e sui social. E un esempio di come ne abbiamo avuti altri, Marco, però è bello, ne abbiamo tante di donne che lavorano e che fanno sport, visto che si dice spesso che è un mondo maschile. Noi in realtà abbiamo molti più ospiti femminili che maschili. Roberta, tu hai iniziato tanti anni fa sul web parlando di tutt'altro, di design, giusto? Sì. E poi ti sei dedicata allo sport, e in maniera specifica con la corsa. Che rapporto hai? Beh, la corsa è sempre stata una sfida per me, perché comunque è abbastanza tosta, non è tanto nelle mie corde, e quindi io prendo sempre tutto come una sfida, quindi mi sono lanciata anni fa, nel 2017 esattamente, nella corsa, e preparando la mia prima mezza maratona, cioè da zero a mezza maratona. In 3 mesi. Brava. E com'era andata? È andata bene, tutto sommato. Pensavo di chiuderla in 3 ore, invece l'ho chiusa in 2 ore e 5. Beh, no. Onesto come prima, sì, mezza. Il giorno dopo non camminavo, però. Vabbè, ma che gara è stata? Che quale mezza era? Era la mezza di Pisa. Ah. Sì. E me l'ha proposto un brand. Ah, ok. E quindi da lì, appunto, era la loro sfida era quella di portare persone da 0, 5, dai, 5 chilometri li ho sempre fatti, tutto sommato, e fino alla mezza oppure alla maratona. Ci sono state ragazze che hanno fatto anche la maratona quel giorno stesso, quindi c'eravamo un po' smezzate. Beh, vabbè, però guarda che purtroppo nel nostro mondo del running la mezza ormai si dà un po' per scontata, come se fosse facile, ma per tanti rappresenta un traguardo ambizioso. Per me è una montagna. appunto, è per niente scontato. Roberta, chi ti segue sa che in questi anni purtroppo hai fatto 2 volte l'incontro con un brutto male, e sei qui col sorriso, che secondo me è un bellissimo messaggio vederti così sorridente. E poi abbiamo letto da poco che addirittura tornerai a gareggiare, sì, in gare che poi non sono neanche solo di corsa, perché sono gare a ostacoli. Sì. Però prima di parlare proprio della corsa, quello che ci interessa è chi ti segue sui social l'ha vista, hai affrontato tutto, ce l'hai raccontato, ovviamente quando potevi e te lo sentivi, soprattutto hai affrontato tutto con una grande energia e un grande sorriso, e molti medici sostengono, e ha ragione, che questo è fondamentale per riuscire a venirne fuori. Però se hai voglia di quello che hai voglia di raccontarci, come è stato, come hai fatto e come stai? Beh, come ho fatto non lo so neanche io, un po' come quando ho finito la mezza maratona ho detto ma come ho fatto a finirla, non lo sapevo, ancora me lo domando, ho detto, boh. Però è andata. E sì, sono state, insomma, sulla prima diagnosi è stata una bella batosta, ma perché non te lo aspetti. Poi io, vabbè, avevo 40 anni e avevo tanti progetti, quindi era un periodo in cui potevo spaccare il mondo, insomma. E invece poi, appunto, con la prima diagnosi, le prime 24 ore sono state devastanti, perché la mia mente era talmente affollata che non capivo più niente. Mi sono sentita veramente presa a ceffoni quasi da qualcuno. E poi però dopo quelle prime 24 ore mi sono presa a ceffoni io da sola e mi sono detta che dovevo reagire, e dovevo reagire in maniera positiva, ovviamente. E ho iniziato a
prendere tutti quei problemi che avevo all'interno della testa, che mi frullavano, li ho presi uno per uno e cominciavo a risolverli. Quindi pensare proprio al singolo problema e poi andare avanti. E quello mi ha dato tantissima forza e mi ha aiutato ad affrontare tutto. E sulla seconda diagnosi, insomma, è stata peggio, devo dire. Perché sai, la prima sì, è vero, non te l'aspetti. E la seconda, quando magari sei in rincorsa, che sei lì lontano, che dici dai, finalmente sono fuori, posso correre, posso andare fuori e spaccare il mondo di nuovo, e invece ti crolla nuovamente tutto. E in realtà poi è stato un percorso anche un po' più lungo, dovendo fare un po' di terapie, che comunque continuo a fare, ma diciamo che la fase più pesante è ormai andata. E man mano che andava avanti, ovviamente le varie operazioni e tutto, soprattutto sulla seconda, non mi sono allenata praticamente per un anno. E adesso ho ripreso a correre, ancora ho da affinare un po' di nuovo la tecnica, perché sono un po' arrugginita, però va bene. Roberta, mi sembra un approccio molto, molto bello il tuo, e lo sport in questo forse ti ha aiutato, no? Nel sì. Vedere ogni chilometro come se anzi ogni difficoltà come se fosse un chilometro da superare, esatto. Che è un po' la mentalità del maratoneta, ma la mentalità di chi vive lo sport quotidianamente. Quindi è stato probabilmente un compagno di fatica, no? In un momento sì. Che forse allo sport non dovevi più pensarci, perché ti dovevi concentrare su altro ben più importante, però te lo sei ritrovato, ce l'avevi dentro di te, sì, questa sì. Visione dell'ostacolo. Sicuramente lo sport aiuta tantissimo, ma lo sport mi ha aiutata anche magari a non avere una diagnosi peggiore di quella che ho avuto. Perché comunque si sa, è vero, comunque lo sport abbassa tantissimo le percentuali di tumore, quindi magari se non avessi fatto sport nella mia vita magari non sarei neanche qui a parlarne. E quindi lo sport aiuta tantissimo anche nello spirito, nell'affrontare questi ostacoli che purtroppo si presentano. Ognuno ha il proprio ostacolo da superare nella vita, no? Sì, Roberta, sei un grandissimo esempio. Parliamo del futuro. Quindi, visto che avevi tutti questi progetti 4 anni fa, adesso che progetti hai? Illuminaci un po'. Ma il mio sogno è sempre stato quello di aprire uno studio di personal training. E ho dovuto sempre tirare il freno a mano, la prima volta, perché ovviamente ero in difficoltà, poi c'è stato il Covid in mezzo, quindi anche quello è stato un bello ostacolo. E poi quando ero pronta, già avevo pure tutti i progetti pronti, avevo trovato il posto, ho avuto la seconda diagnosi, anche lì mi sono dovuta un attimino fermare, e chissà, prima o poi magari sarà un progetto che ritornerà, oppure cambierò progetto, chi lo sa. Marco, è tutto in via under construction, esatto. perché poi ti cambiano tantissimo le priorità, quindi cerco di dare più priorità al mio corpo, al mio fisico, a quello che riesco a sopportare, e a parte le corse con gli ostacoli, che quelle le sopporto forse più facilmente che tutto il resto, e tutto ciò che riguarda lo sport lo sopporto benissimo, non so perché. Eh beh, c'è una motivazione dietro, però come hai ben detto, se questa cosa, come ha detto anche Marco, ti ha allenato negli anni ad affrontare le difficoltà più grandi che hai avuto, che non avrai più. E io ti auguro un grandissimo in bocca al lupo, qualsiasi progetto vorrai fare, te lo meriti, e grazie mille per essere stata qui con noi. Grazie mille a voi. Grazie Roberta. Ciao. Ciao, Rose, ciao, ciao.
Simone, adesso andiamo a conoscere una coppia veramente speciale, Yuri e Monica, che ci raccontano cosa stanno facendo attraverso la piattaforma di Rete del Dono. Marco, ma che puntata emozionante è questa qui? Vediamo! Benvenuti a Monica e Yuri, che ci parleranno del loro progetto collegato tra l'altro a Rete del Dono. Marco, a te la parola. Sì, oggi abbiamo una storia veramente speciale, perché Yuri e Monica hanno un traguardo da raggiungere per chi insomma è meno fortunato, che li vede poi interpreti di uno sport molto molto impegnativo quale il triathlon. Ma io non voglio perdere troppo tempo, voglio lasciare a voi la parola e raccontare che cosa è Run for Emma and Friends e cosa farete voi per questa associazione. Allora, per quanto riguarda da Run for Emma, parlo io, è un'associazione benefica che ovviamente si lega a un progetto importante. Aiutiamo famiglie con bimbi affetti da SMA, che è una sindrome atrofia muscolare spinale di bimbi molto piccoli, quindi una patologia che si scopre in tenerissima età. Noi quindi finanziamo un progetto che si chiama Mio figlio ha una quattro ruote, ed è un progetto dove portiamo le famiglie per una settimana a Lignano per fare una terapia ludico-ricreativa, soprattutto per i bimbi ovviamente, ma anche per i giovani, per i genitori e per le famiglie che possono condividere questo momento, sia dal punto di vista medico che dal punto di vista insomma di esperienza comune. Quindi questo è il progetto per cui noi siamo impegnati. Quindi posso dire che Run for Emma è stato proprio il motivo per cui vi siete mossi in un momento della vostra vita in cui avevate bisogno di mettervi in gioco. Cioè, comunque sia, lo sappiamo che quando decidiamo di fare qualcosa di oltre le nostre possibilità c'è sempre un fuoco, no? Che sta lì e basta farlo partire. E questa è stata la scintilla. Ma lo sport ha cambiato anche le vostre di vite. Sì, assolutamente. Io nel 2014 ho iniziato a correre, ero sovrappeso, ero un forte fumatore, fumavo davvero tanto e ho deciso che dovevo dare un giro di vite alla mia vita, come si dice, no? E ho iniziato a correre, da lì non mi sono più fermato, ho corso tanto, 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 oltre 40 maratone, trail, ultra trail, ultra maratone, via dicendo, e poi sono passato al triathlon fino ad arrivare all'Ironman. L'anno scorso ho completato il mio secondo Ironman. Sì, io per amore l'ho seguito e dal divano ho iniziato a corricchiare, anche se fisicamente mi avevano detto che non avrei potuto farlo. Poi ho corso 750 metri, ho pensato che potevo fare un chilometro e sono arrivata a fare qualche mezza maratona e al triathlon. Mai avrei detto che sarei riuscita a fare una cosa del genere. Però il momento che ti ha cambiato un po' la prospettiva sono state quelle 24 ore a Lignano, no? Con i ragazzi. Sì. La prima volta che sono andata a vedere dove vengono investiti sostanzialmente i soldi che noi chiediamo agli amici e parenti e un po' stalkeriamo le persone, mi ha completamente rovesciata. Quindi sono tornata con grandi riflessioni sulla vita e sul fatto che siamo molto molto fortunati, e quindi legare i nostri obiettivi sportivi, la fatica, l'alzarsi al mattino, fare gli allenamenti eccetera, può avere anche un obiettivo proprio pratico, il fatto di aiutare. E secondo me è un boost, è come se fosse un gel naturale che ti dà quella carica, quella voglia di fare che decisamente insomma non è, è difficile a volte da spiegare, ma si può fare e fa tanta roba. Tanta roba. È vero. Marco, come sai, io sono poi sempre l'uomo dei numeri, vado al sodo, come anch'io ho fatto raccolte su Rete del Dono. Ragazzi, quanto avete raccolto l'anno scorso? Quasi 2000 euro, sì, sì. Insomma. Quindi... Bene. Quindi quest'anno l'obiettivo cos'è? Fare 3000 almeno? Sicuramente superare i 2000. Superare i 2000, anche se insomma. Bene. Cliccate, andate ad aiutare questi bravissimi ragazzi nella loro sfida su Rete del Dono e vediamo di aiutarli nel 2023 a raggiungere i 3000 euro. Perfetto. Magari. Yuri, Monica, grazie veramente, insomma siete un esempio per tutti quelli che a volte insomma pensano un po' troppo a se stessi, quindi viva insomma Run for Emma, dateci sotto, diamogli sotto con l'aiuto. Dai, sulla pagina di Rete del Dono, mi raccomando. Grazie. Ciao ragazzi, grazie. In bocca al grazie. Lupo. Grazie. Ciao.
Marco, sono provato ed emozionato come alla fine di una gara, perché è stata un'altra puntata incredibile. E non ci fermiamo qui, cari amici Run. Sì. Torniamo domenica prossima per raccontare ancora nuove storie e risentendo la voce utilissima e bellissima di Elena Casiraghi e tanti altri ospiti qui alla Storia di Runner 451. E le nostre rubriche, i nostri consigli per le gare, sull'alimentazione e tanto altro. Amici runner, mi raccomando, fateci sapere quello che vi è piaciuto di più. Diteci anche che cosa vorreste vedere, se vi fa piacere lo scrivete e noi ci attiveremo. Abbiamo la fila di persone che vogliono venire alla nostra trasmissione. Io vi mando un grandissimo abbraccio virtuale e lo mando anche a te, Marco. Ci vediamo domenica prossima. Ciao, ciao a tutti.